Eccoci qua con Andrea Scanzi in onda su Radio 5.9, benvenuto. Benvenuto a voi, buongiorno. Allora, innanzitutto grazie mille per la partecipazione di oggi a Libri 5.9, il nostro appuntamento dedicato alla lettura, alla scrittura e a chi, appunto, agli autori del nostro paese. Oggi abbiamo voluto invitarti, Andrea, ti ringraziamo molto perché sappiamo che è una giornata impegnativa questa, però ti ringraziamo per aver trovato 10 minuti per noi, per presentare il tuo ultimo libro, I migliori anni, che è un libro che parla di amicizia e di amore, e quindi vorremmo chiederti innanzitutto da che cosa nasce questo tuo ultimo romanzo. Ma guarda, I migliori di noi, Rizzoli, è uscito giovedì scorso, quindi da pochi giorni, e sono contento anzitutto perché è partito molto bene. Tu mi chiedi da perché è nato. È nato per una serie di motivi, un po' perché io ho bisogno proprio fisicamente, intellettualmente, di scrivere romanzi. È qualcosa che mi serve banalmente per liberare il cervello. Se io lavorassi soltanto parlando di attualità, seguendo solo la politica e le cose spesso litigiose e non poco frustranti, non ce la farei. Quindi il romanzo per me assurge anche a qualcosa di liberatorio, di catartico, se la vogliamo far cadere dall'alto. E poi perché mi sembrava di avere una bella storia, la storia di un'amicizia tra due ragazzi che sono cresciuti insieme, il tempo passa, si ritrovano a 50 anni e sono molto diversi, perché uno ha vissuto una vita tranquilla, non si è mai mosso da Arezzo, ha fatto la famiglia, ha un figlio e sta aspettando un esame clinico bello pesante, quindi chissà cosa succederà. E l'altra invece è il classico, perdonate la parola, il classico cazzone, il classico sborone che è convinto di essere sempre giovane, che passa da una donna all'altra, che beve, se la gode, pieno di soldi. E io racconto questo loro reincontro con un po' di malinconia e spero anche molta ironia. Ecco, tu sei una delle firme di punta del Fatto Quotidiano, hai ricordato che ti occupi spesso di attualità. A volte quando chi si occupa di attualità scrive qualcosa che magari con l'attualità non ha così tanto a che fare, si cerca di trovare in quello che scrive delle interpretazioni che riguardano magari la politica, la vita, tutto quello di cui poi ti occupi giornalmente. In questo romanzo c'è qualcosa anche di questo o sono proprio due cose slegate? Sono più slegate rispetto al precedente. Nel precedente c'erano molti riferimenti all'attualità politica, alla vita è un ballo fuori tempo, che tra l'altro uscì a maggio, anzi aprile del 2015, e io ho abbastanza anticipato anche alcune derive del renzismo. Mi ero divertito a immaginare un presidente del Consiglio che un po' gli somigliava, ma come spesso capita nella realtà, a volte la realtà supera la finzione. Qui no, qui c'è qualche piccolissimo, vago accenno alla politica, ma veramente piccolo, sia locale, intesa come Arezzo, sia nazionale, però soprattutto c'è il privato, c'è l'amicizia, ci sono due uomini che si ritrovano, ci sono degli anziani molto divertenti che gli fanno la spalla, dei ragazzi anche loro molto buffi, però mi piaceva raccontare più la dimensione privata, intima, quotidiana, che non la dimensione politica. So bene che questo può far cadere, può far arrivare l'accusa del rifugiarsi in privato, rifugiarsi in collina, come hanno fatto certi intellettuali o certi giornalisti. Credo che non lo si possa dire a me, visto che io ogni giorno più o meno parlo di politica e divido anche il pubblico, quindi non credo di meritare quell'accusa. Semplicemente questa volta avevo voglia di scrivere un romanzo che fosse anzitutto per tutti, fosse quotidiano, fosse privato, raccontasse l'uomo e non la politica. Poi il prossimo si vedrà. Ecco, tu sei uno, l'hai ricordato, anche che prende delle posizioni, che siano condivise o meno da chi ci ascolta, ognuno poi trae le proprie conclusioni, però ecco, prendi delle posizioni. Ti farebbe piacere sapere che magari una persona che ti contesta per quelle che sono magari posizioni politiche o giornalistiche invece apprezza e ti apprezza come scrittore? Mi farebbe molto piacere e sono convinto che se lo leggesse probabilmente gli piacerebbe anche. È chiaro che se prendo in esame un esempio di persona che mi detesta, diciamo il renziano che è appena stata la Leopolda, difficilmente comprerà il mio libro e ne sono consapevole. Però tutti gli altri che non hanno questa prevenzione enorme nei confronti miei, secondo me, se leggeranno il libro troveranno anche un Andrea Scanzi molto diverso da quello che sono abituati a vedere a 8:30, ma è inevitabile, ragazzi, non è che io dalla mattina alla sera mi sveglio e litigo con la Sant'Anchè o con la Picerno. Io nella vita di tutti i giorni mi diverto, gioco, sto con la mia compagna, con gli amici, bevo vino, cerco di divertirmi il più possibile, e questo si ritrova anche nel mio libro.
è anche vero che chiunque faccia televisione, chiunque abbia un minimo di visibilità, divide fatalmente. Io non conosco nessuno che piaccia a tutti, se non forse Carlo Conti, ma insomma, per dire l'esempio del presentatore che deve piacere a tutti, ma non faccio parte di quella categoria, né mai ne farò parte. Non mi piacerebbe piacere a tutti, non dice niente. Tutti quelli che ho amato hanno sempre diviso: Pasolini divideva, Gaber divideva, Montanelli divideva, ma anche esempi molto più bassi dividono. Pensate a un cantante, ce n'è uno che piace a tutti, no, persino i Pink Floyd non piacciono a tutti, quindi figuriamoci se un pesce piccolo come Andrea Scanzi può non dividere. Va bene così, mi fa piacere, quindi sono dove volevo essere in questa fase della vita e questa è una gran fortuna. La grande diatriba nostrana Ligabue o Vasco, ecco, insomma, potremmo ricordare, quindi... Esatto, certo, tra l'altro Ligabue nel libro è citato più volte in maniera ironica, perché lo conosco anche, ed è un po' per malusetto pure lui, perché quando lo critichi si arrabbia, però hai ragione, in effetti anche lì o Ligabue o Vasco, poi se uno ama entrambi e non gli piace nessuno, credo che non venga mutato per questo. Siamo nati per dividere, ma qualsiasi persona ha questo effetto. Ecco Andrea, l'amicizia è uno di quei temi che tornano nei secoli, ne hanno parlato i filosofi, ne hanno parlato i giornalisti, ne hanno parlato insomma tutte le persone che hanno fatto parte della cultura di tutti i tempi. Dal tuo punto di vista è cambiato qualcosa da quando ad esempio eri un ragazzo ad oggi che sei un uomo, un professionista, per quanto riguarda l'amicizia, o i meccanismi sono sempre quelli e quindi si può ritrovare in passato come in futuro le stesse situazioni e le stesse paure, le stesse invece soddisfazioni? Ma sai che è una bella domanda questa. Credo che non cambi poi molto tra quando sei amico a 18 anni e quando sei amico a 40. È chiaro che un po' ti rimappi, ti risetti, e quindi le cose che facevi a 18-20 anni con gli amici forse a 40 le fai un po' meno, ma tutto sommato le fai comunque. Io proprio in questi giorni, per dire come veramente le persone non crescano mai, mi sono divertito di comprare la PlayStation e sto riorganizzando tornei di PlayStation con gli stessi amici che avevo 20 anni all'università, per dire che l'amicizia ti permette anche di rimanere un po' scemotto, e questo è bello. Credo che cambi poco. Quello che posso dirti è che le amicizie che hai attorno ai 18-20 anni o addirittura prima sono quelle destinate a rimanere. Io per il lavoro che faccio ho conosciuto e conosco tantissime persone, diciamo che negli ultimi 5 anni facendo teatro, facendo televisione, in ogni piazza d'Italia ho il mio approdo giusto, il mio ristorante, il mio hotel, i miei amici, quindi posso dirti di conoscere tantissime persone. Ma se devo citare gli amici della vita, quelli che proprio ti aiuterebbero anche in momenti drammatici e quelli a cui pensi come figure che ti mancherebbero se non ci fossero, penso a quei ragazzi che ho conosciuto proprio ad Arezzo quando facevo o le medie o ancora di più l'università. Magari non siamo più 10 persone, siamo rimasti in 4-5 perché la vita ti porta lontano, però guai a chi mi tocca quelle 4-5 persone. Che sono magari quelli con cui poi discuterai, che non saranno sempre d'accordo con te, però con cui c'è un rapporto, come ricordavi, indistruttibile. Esatto, sì, sono quelle persone con cui quando ci litighi è anche bello farlo, perché sono campanelli d'allarme. Se loro mi dicono quella cosa lì non la fare, quell'errore lavorativo non lo ricommettere, ecco, loro li ascolto molto più degli altri. Sì, esattamente così, sono delle, non solo dei campanelli d'allarme, ma sono dei fratelli e sono delle voci della coscienza che devi ascoltare. E peraltro proprio loro hanno ispirato alcuni personaggi dentro I migliori di noi, perché è inevitabile che se racconti l'amicizia racconti anche un po' i tuoi amici, non c'è niente da fare, l'autobiografismo c'è sicuramente un po'. Ecco, noi non possiamo non farti la domanda, quindi, che cos'è per Andrea Scanzi l'amicizia? È un collante faticoso, meraviglioso e appiccicoso che ti fa salvare la vita. È qualcosa che, la definizione mi fermerei qui, poi se vuoi te la spiego, ma non c'è bisogno. È qualcosa che ti aiuta a vivere nei momenti difficili, ed è qualcosa che ti permette di non stare solo, ed è qualcosa che non contempla il tradimento. Tu puoi avere la compagna più bella del mondo e purtroppo la tradirai o lei tradirà te, o comunque a un certo punto si romperà qualcosa. Perché rientra nell'amore anche duraturo, la coppia è qualcosa di estremamente faticoso e si sa, e voi che siete più giovani temo lo scoprirete ancora di più avanti.
L'amicizia no, l'amicizia quando è vera non contempla tradimento. Un amico che tradisce è imperdonabile, e l'amicizia nella sua massima espressione è davvero una di quelle cose che, come scrivo nel libro, può arrivare addirittura a fottere la morte, a fregare la morte, e poche cose possono riuscirci. Ecco Andrea, io giusto per chiudere, perché così stiamo nei tempi che ci siamo dati, vorrei farti due domande che esulano un po' dal libro, se ce lo permetti. Una girata dalla nostra redazione sportiva che si occupa del Sassuolo Calcio, tu ti occupi anche di sport, sapendo che saresti stato in onda, ci hanno chiesto di chiederti, di farti questa domanda testuale. Io leggo perché non me ne intendo neanche, per cui ripeto quello che mi hanno chiesto, e cioè caso Sassuolo Pescara: per non aver inserito il nome di Ragusa nella lista dei 25 sono stati tolti 3 punti ai neroverdi, ma se una squadra non paga gli stipendi perde, prende un solo punto di penalizzazione. Qual è la tua opinione su questa faccenda, e poi anche se secondo te le società italiane non dovrebbero prendere più spunto dal Sassuolo Calcio, che investe molto su i giovani italiani, appunto? Questa è la domanda, la prima domanda del nostro... Ringrazio per la domanda. Tra l'altro, qualche settimana fa mi è capitato anche di fare un'intervista proprio con il portale del Sassuolo, e ho avuto modo di parlare di questa realtà straordinaria. Allora, sulla prima parte della domanda non c'è neanche da rispondere, ha totalmente ragione la persona che ha scritto, cioè quei 3 punti di penalità sono stati una follia, sono stati deliranti e sono stati l'espressione della burocrazia più stolta, perché effettivamente si punisce con l'ergastolo un errore burocratico, mentre errori ben più gravi vengono passati sotto silenzio o quasi. Quindi quei 3 punti che mancano al Sassuolo gli andrebbero restituiti. Lo dico anche con dispiacere nei confronti del Pescara, perché sono un amico di 8, però sono 3 punti che appartengono al Sassuolo. Dubito che glieli restituiscano, però lo spero, perché sarebbe sportivo. Ha ragione poi sul discorso del prendere esempio dal Sassuolo Calcio, dalla società, perché il Sassuolo, in epoca in cui il 90% delle squadre italiane hanno pochissimi giocatori italiani e ancor meno giocatori giovani italiani, ha sempre scelto la strada opposta, e questo ha pagato. Ha pagato perché il Sassuolo è diventata una delle realtà più belle del calcio italiano. È vero che nelle ultime settimane qualche sconfitta c'è stata, ma il Sassuolo rimane un'ottima squadra, un'ottima società che va presa esempio. Mi permetto di dire, da milanista autoironico e autocritico, che in questo senso, se non altro, l'unica grande società che sta un po' facendo come il Sassuolo è proprio il Milan, perché è piena di italiani, soprattutto di giovani, cosa che non capitava fino a 2-3 anni fa. E questo mi piace del mio Milan. Non ci sono tante cose che mi piacciono del Milan ultimamente, ma questa mi piace. Ecco, e l'ultimissima domanda che ti faccio, poi davvero ti lasciamo andare e ti ringraziamo, è quella: oggi il tema del giorno è diciamo la vittoria di Trump negli Stati Uniti. Dal tuo punto di vista di analista politico, intanto cosa pensi di questa vittoria, e poi secondo te quali saranno le conseguenze per il nostro paese? Allora, ti confesso che io mi sono svegliato da pochissimi minuti e quindi l'ho scoperto 5 minuti fa, un quarto d'ora fa, che aveva vinto Trump, e questo ti fa capire che non sono stato davanti alla televisione in fibrillazione per guardare la maratona di Mentana. Non è, lo dico sinceramente, un tema che mi ha appassionato, e non mi ha appassionato per il semplice fatto che credo che scegliere tra Trump e la Clinton fosse drammaticamente frustrante, fosse già una sconfitta in partenza. Se ci fosse stato Bernie Sanders sarei stato lì a fare i cortei sperando che vincesse, ma tra loro due probabilmente io da americano mi sarei attenuto, o forse avrei votato alla fine la Clinton, ma proprio un torto collo. Ovviamente non avrei votato Trump, ovviamente non è una bella notizia, non me l'aspettavo perché non credevo che gli americani fossero così folli, ma questo fa capire quanto sia stata sbagliata la candidatura della Clinton, che era perfetta per perdere una partita già vinta, cosa che in America succede spesso. Ripercussioni immediate: io ti confesso, e qui non piacerò magari a chi ama un certo tipo di giornalismo apocalittico, io non credo che da domani piomberemo in una sorta di nuovo medioevo. Ce l'hanno detto anche con la storia della Brexit, e poi non mi sembra sia cambiato tanto. Credo che Trump sarà un presidente bruttissimo, pessimo, ma non credo che domani andremo in guerra contro il mondo, non credo che ci saranno queste ripercussioni terrificanti su scala planetaria, che secondo me ci sarebbero state tali e quali anche con la Clinton, anzi in ottica di guerra credo che sarebbe stata pure più pericolosa. La mia paura è una, è legata non alla politica estera che ci riguarda, ma legata alla politica nazionale, cioè credo che a livello interno
Trump farà un po' quello che se potesse farebbe Salvini in Italia, cioè applicherà una politica fortemente xenofoba di non rispetto nei confronti delle minoranze, di non rispetto nei confronti dei migranti, degli stranieri. Questo mi terrorizza e questo mi fa paura per l'America. Quando invece leggo, oddio ha vinto Trump, adesso da domani l'America sarà in guerra con tutti gli stati e quindi anche noi italiani saremmo costretti a fare questo e quest'altro, mi permetto di dire che secondo me sarebbe stato più plausibile e più possibile con la vittoria della Clinton. Però veramente, ragazzi, era proprio scegliere, non lo so, se applicando quei due lì in Italia, per me sarebbe stato come scegliere tra Renzi e Berlusconi. E quindi capisco che qualcuno alla fine abbia scelto Berlusconi, per dire, cioè, comunque abbia scelto quello che secondo lui era il meno peggio. Forse il meno peggio era la Clinton, ma io un'elezione brutta così in America non me la ricordo. Andrea, grazie mille per la tua partecipazione. Noi ricordiamo I Migliori di Noi, edizioni Rizzoli di Andrea Scanzi, vi invitiamo a leggerlo e naturalmente se passerai dalle parti di Carpi ti aspettiamo qui a Radio 5.9. Molto volentieri, grazie a voi, in bocca al lupo, ragazzi.